Dare un'opportunità a creare un futuro migliore lontano dalle tentazioni della strada. Educare con la disciplina sportiva, infondere nei giovani i valori che permetteranno a ragazzi e ragazze di diventare uomini e donne, di poter chissà diventare magari dei campioni olimpici o semplicemente dei cittadini onesti. È l'obiettivo della palestra Maddaloni, da anni punto di riferimento per tante famiglie e ragazzi di Scampia e Secondigliano. In questi giorni si è svolto Judo Day, una giornata dedicata agli giovani atleti che cercano nello sport un'opportunità, un'ancora di salvezza, come sottolinea il maestro Maddaloni. La mia palestra sarà sempre aperta, sempre a disposizione della gente, sempre a disposizione di chi mi chiederà una mano, dai detenuti ai figli, le mogli, gli ammalati, per delle visite anche al policlinico gratuitamente. Noi saremo a disposizione sempre, anzi do una bella notizia al governatore, la regione ci dà un finanziamento piccolo ma ce lo dà e noi metteremo a disposizione a discapito di chi parla male di Scampia. Sport gratuito nella periferia grazie al governatore. Accanto alla palestra Maddaloni tanti esponenti della Napoli del fare, come il professor Gallipoli Delrico, la giornalista Laura Caico, l'ex procuratore Giovan Domenico Lepore e il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, Amedeo Manzo. Se ci sta gente come Maddalone ed altri, come padre Fabrizio Valletti, come altri che veramente si danno al sociale per il bene dei giovani, sicuramente sì, ci sarà un riscatto da parte dei giovani napoletani e verranno tolti dalla strada. La palestra Maddaloni è un presidio di legalità, ma soprattutto è un vulcano di speranza, di fiducia e soprattutto la possibilità per questi giovani di poter fare dello sport. Lo sport è importante per andare avanti, per imparare che la competizione nella vita è una competizione dura, ma che nella quale si può vincere e si può avere sicuramente un ideale di legalità che in questa terra è tanto ancora forte.